Ciao a tutti. Per prima cosa mi scuso se sono sparito un po' dal canale YouTube, ma sia per il lavoro che per impegni personali non mi hanno permesso di dedicare tanto tempo. Spero, ma non prometto nulla, di poter far uscire nuovi video a intervalli di tempo regolari. Prima di continuare, ho creato una nuova sigla. Speriamo che questa idea funzioni e che non mi ritrovi l'algoritmo di YouTube che comincia a segnalarmi di nuovo copyright, copyright, copyright. Bene, oggi tratteremo l'ultima parte del mio progetto riguardo all'home networking. Però facciamo un piccolo riepilogo. La rete casalinga è una rete formata da diversi apparati che possono essere la stampante 3D se collegata in rete. Se non lo è, vi prego di farlo perché a voi si aprirà veramente un nuovo mondo, ma possono essere anche altri oggetti, le stampanti laser, la stampante inkjet o anche i vari apparati smart che possono essere controllati dall'esterno, tipo per me sono il Roomba, le telecamere che controllano la porta di casa e quelle che controlla sul poggiolo. Questi apparati possono essere usati quando siete in casa, perciò nella rete locale, ma soprattutto fuori casa. Ad esempio, come per controllare la stampante, come va la stampante 3D. Spegnerla da remoto se vedete che sta facendo gli spaghetti o se vedete che sta facendo problemi di stampa. Controllare le telecamere di casa. Ad esempio, non credo sia molto utile controllare le telecamere di casa quando siete in casa, se non per vedere la vicina del piano del palazzo di fronte attraverso la telecamera del poggiolo. Tutti questi apparati, come dicevo prima, possono essere già visti dall'esterno, ma tenete presente che dovete fare affidamento a server cinesi, server di cui non sapete nulla. Secondo me, perché dare la possibilità a individui terzi di vedere i vostri fatti vostri, diciamo, le vostre telecamere o i vostri apparati, quando potremo creare un sistema dove siamo noi che entriamo nella rete di casa, da fuori, da qualsiasi parte, e non importa che abbiamo IP fisso o no. E a quel punto tutti gli apparati ci vedono come un elemento della rete interna. E questo cosa significa? Significa che noi lavoriamo attraverso la rete locale, ma senza dover passare attraverso sistemi terzi che possono essere questi server che usano server cinesi per la visualizzazione delle telecamere o per comandare gli apparati smart. Il perché viene usato, proprio voglio dare due righe, due proprio due parole. Noi usiamo tutti quanti degli IP dinamici e gli apparati sono tanti, perciò non possiamo dire al router in anticipo quale porta utilizzare per quell'apparato e su quale IP, e perciò da fuori non possiamo collegarci. Perciò se noi ci colleghiamo a un server in Cina e l'apparato si collega a un server in Cina, sarà il server cinese a metterci in comunicazione. Ma in questa comunicazione che c'è, noi non sappiamo se il server cinese si mette a fare il guardone, ad esempio, per la telecamera, o si mette a fare un login di quello che scriviamo attraverso i nostri servizi smart. Perciò io personalmente preferisco utilizzare sempre, dico sempre, una connessione VPN. La connessione VPN può essere effettuata sia dal telefonino che dal computer che dal tablet. Come dicevo prima, non abbiamo bisogno di sapere l'indirizzo IP perché ci sono dei servizi che possono essere chiamati, ad esempio, il DDNS, oppure altri servizi che sono integrati, diciamo, nel modem router come ce l'ho io. Qui c'è un piccolissimo esempio che volevo mostrarvi. Io sono qua in hotel, ok? Io attraverso internet mi collego a questo server qua, che vedete qua dentro, ok? Io mi collego qua. Ma a questo punto, quando poi sono qua dentro, io posso vedere anche questa rete qua, perché è sempre questo apparato qua o il server VPN che sarà in qualche parte della rete a prendere la mia richiesta e inoltrarla verso il giusto destinatario. E
Esempio, io in questo momento sono qua, ok? Sono qua dove diciamo i computer, dove lavoro, mi collego, sono perennemente collegato alla mia rete di casa, perciò io vedo qua e vedo anche la stampante che ho a casa. Perciò io da qua comando la stampante che ho da casa. Io dall'hotel posso comandare la stampante che ho da casa, mandare una stampa o controllare la stampa attraverso la telecamera che ho di fronte alla stampante. Oggi vedremo come si crea un server VPN attraverso Raspberry, perché spero abbiate un Raspberry, altrimenti ci rimarrei molto male. I Raspberry serve e ci sono i vari video qua che lo provano a come installare Octoprint, perciò come gestire la stampante da remoto. Un Raspberry potete creare anche un multiboot, perciò potete utilizzarlo per fare diversi servizi, eccetera, eccetera. Come dicevo, noi oggi andremo a creare un server VPN sul Raspberry. Questo server VPN avrà le porte inoltrate dal router, cioè il router quando io so che sto facendo una richiesta su una determinata porta UDP deve instradarla verso il Raspberry. E in più, questa VPN che cosa fa? Collegherà il nostro tablet alla rete di casa e quando usciremo fuori dalla rete di casa e quando usciremo fuori su internet faremo questo giro qua. La rete di casa gira e va fuori su internet. Questo cosa significa? Che se io sono all'estero, esempio Africa o alcuni paesi europei e voglio vedere la partita, io per il servizio diciamo dello streamer ho l'IP italiano, l'IP di casa, perciò possiedete tranquillamente la partita e vedrete che l'anno prossimo se Dazan controllerà l'IP dei client che si collegano al suo servizio, vedrà che sono tutti, per ovviare questo problema usando VPN io faccio passare i vari client, due si possono avere in contemporanea qua dentro e poi questi client escono e vanno e fanno richiesta a Dazan della partita e perciò possiamo. Dazan vede che hanno CCP, perciò non mi romperà le scatole. Perfetto, cominciamo subito. Ah, prima di cominciare, andate a visitare la nostra bella community. Cazzo, ci abbiamo messo tanta fatica e tanto sudore. Scriviamo articoli ogni volta. Dateci una possibilità, datela a visitare e soprattutto fateci dei commenti su cosa ne pensate. Il sito è questo, Framberg Ghost, ok? E questo qua è il sito. Abbiamo la pagina sugli upgrade delle varie stampanti, 4S5, abbiamo un blog, bello quest'articolo qua, lo consiglio. L'ha scritto poi una persona molto 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 intelligente, è il mio idolo. Poi abbiamo la pagina delle wiki, dove troviamo Raspberry, Merlin, ah, qua ci sarà una bella novità molto presto quando avremo finito la serie di articoli su networking. Dopo questo articolo ci sarà una bella novità. Slicer, firmware, calibrazioni e varie cose. Andatelo a visitare, merita. Ma torniamo a noi. Bene, andiamo avanti. Adesso entriamo nel nostro Raspberry attraverso il protocollo SSH. Sì, potremmo attaccarci tastiera, mouse, schermo, ma visto che ci siamo e già la nostra macchina è configurata ed è in rete, sfruttiamo questa feature SSH 8P chiocciola, no, 8P, no, scusate, SSH PI chiocciola 8P. No, vi faccio vedere una cosa prima. SSH 8P.local. 8P.local è il nome che viene dato a ogni distribuzione Raspberry con installato Octoprint come nome di default. Ma poi la possiamo cambiare se abbiamo previsione di avere più Raspberry con Octoprint installato. Per esempio, perché abbiamo più macchine da gestire,
Oppure perché vogliamo definire il nome perché ci possa servire da ricordarci meglio qual è la macchina e che funzionalità abbia. Per esempio, questa qua c'è 8 pin, per un'altra potremmo fare SSH media.local. Potrei chiamarla anche punto casa 1, casa 2, casa 3. Tutto può essere definito da parte nostra, ma continuiamo. 8p.local. Ok, mi dice che è una connessione nuova, mi va benissimo. Yes. Ok, fateci caso. Lui mi chiede la password dell'utente NK, cioè l'utente della mia macchina Linux. Ma io su quella Octoprint, su quella Raspberry, non ho l'utente NK. Perciò facciamo un bel Ctrl C e diciamo PI chiocciola. Perciò l'utente che noi vorremmo andare a collegarci sulla nostra macchina Raspberry, chiocciola il nome del no, lost name della nostra macchina. Sì. La password è quella standard. Perfetto. Quando andiamo a installare un software nuovo, faccio vedere quando andiamo a installare, non so perché tanto la macchina è già con Raspberry integrato, con Octoprint integrato, 8p.local. Vedete? Noi entriamo lo stesso. Lasciate perdere perché nei vari esperimenti che ho fatto ho dovuto riformattare la macchina e metterci un'immagine. Però, vedete, Octoprint è installato. Perciò. Segretuccio. Allora. Dicevamo, siamo dentro qua. La prima cosa da fare è un bel sudo apt update, sempre quando andremo a aggiungere un software. È sempre buona norma fare un bel update e poi un bel upgrade per avere la macchina installata con le ultime versioni. Adesso ci vorrà un po', perché come ho detto questa macchina l'ho installata da zero, perciò ci rivediamo tra poco quando ha finito. Mentre la macchina sta facendo gli aggiornamenti, volevo darvi alcune informazioni. Solitamente quando un apparato della nostra rete si collega al nostro router, si prende il primo indirizzo disponibile che gli dà il router. Ci rischieremo di trovarci nel caso che il nostro router dà un IP diverso, perciò quando noi dobbiamo o esternamente collegarci al nostro server Raspberry oppure anche internamente per Octoprint avremo un IP diverso. Internamente non ci sono problemi, useremo lostname locale, però esternamente noi dobbiamo avere un indirizzo IP che è sempre lo stesso, perché noi possiamo fare in quel punto potremmo fare un forward delle porte dal router verso il Raspberry. Cosa significa questo? Ci sono due soluzioni. Uno, possiamo dire al router, ok, quando si collega al Raspberry, dagli sempre questo IP. Oppure, quello che andremo a vedere adesso, attraverso potremo configurare un IP fisso su Raspberry, perciò quando lui si collegherà sarà lui a collegarsi alla rete sempre con quello stesso IP. Attenzione, quell'IP dobbiamo toglierlo dagli IP disponibili per il DHCP, perciò anche quella è un'altra funzione che solitamente io abilito e gli dico ok, tu riservami per la rete IP dal 20 al 254. Tutti i primi 19
in realtà 18 perché ci sarà il server, l'IP del router che sarà sempre fisso. Perciò questi 18 me li riservi, non li tocchi, non gli dai nessun apparato questi IP. Questo cosa significa? Che a quel punto io entro con 192.168, per esempio, 0.10, quell'IP non verrà mai assegnato a nessun altro apparato, perciò io sono sicuro che a quell'indirizzo troverò sempre il mio bel Raspberry. Perciò adesso, come prima cosa, dopo che mi ha fatto l'update, l'upgrade, andremo a mettere un IP fisso. Qui ce n'è ancora un po', perciò ci rivediamo quando ha finito. Bene, dopo aver terminato il nostro aggiornamento, volevo mostrarvi una cosa. Sudo raspi config. Questo è, diciamo, la soluzione più semplice attraverso con i Raspberry per modificare molte impostazioni di sistema. Prima cosa, ad esempio, se vogliamo mettere la nostra wireless LAN, perché in questo momento il mio Raspberry è collegato con il cavo di rete. Se avete seguito gli altri video passati, viene spiegato come inserire la wireless LAN prima dell'installazione del Raspberry, direttamente sulla micro SD. Io non l'ho fatto perché tanto avendo già il cavo, lo posso fare già adesso, perciò ci metto come SSD la mia rete e la mia password. Perfetto. Adesso l'abbiamo fatto. Perché l'abbiamo fatto se uso il cavo? Perché molti di voi useranno il wireless e devo mostrarvi come si rende un IP sia con l'interfaccia di rete sia con il wifi fisso. Ricordatevi, il router vi dà un indirizzo dinamico. Alcuni router, vabbè, si ricordano della vostra connessione, perciò continueranno a darvi sempre lo stesso indirizzo, ma la cosa migliore è quella di dargli un indirizzo fisso, perché poi quando andremo a fare il port forwarding tra il nostro router che deve far passare i pacchetti criptati al nostro server VPN, deve sapere in anticipo l'indirizzo. Se il nostro Raspberry cambia indirizzo ogni volta, e la funzione di server VPN non funzionerebbe. Un'ultima cosa, questo è il punto dove io posso cambiare il nome del mio Raspberry. Lui ha come standard 8P, posso chiamarlo esempio stampanti oppure serve VPN, quello che voglio. Perfetto. Ecco, questo è il comando che devo andare a modificare per mettere gli indirizzi fissi. Sudo è il comando di amministrazione per dare i privilegi di amministratore. Nano è un text editor molto molto semplice. E lui deve, con questo text editor, entrare nella cartella etc e aprire il file dhcpcd.conf. Eccoci qua. Bene, questo file così com'è, questo file prende gli indirizzi dinamici sia per la scheda di rete ETH0 sia per la wireless LAN. Io adesso devo dargli una scheda. Devo dargli l'indirizzo fisico
fisso sull'ETH0, perciò tolgo questa funzione, tolgo questa qua, tolgo questa. Il carattere che vedete questo qua serve per commentare la linea e perciò le decommento. 10 mi va benissimo, questo me l'ha trovato lui, questo qua va benissimo, 8. Questo qua mi dice anche di utilizzare il server Google, mi va benissimo tutto per adesso. Volevo mostrarvi una cosa. Io adesso sto usando il connettore di rete con il cavo ETH0. Se volessi utilizzare la Wi-Fi, devo mettere il nome della Wi-Fi. E dove trovate il nome della Wi-Fi? Adesso salviamo qua, vi faccio vedere. Scusate, errore mio, refuso di Windows. Eccoci qua, come si chiama? Vedete? ETH0 ha ancora questo IP qua. L'ho salvato, ma lui lo prenderà attivo dalla prossima volta. Però vedete la wireless come si chiama? WLAN 0. Perciò io devo andare, non devo fare altro che tornare nel mio bel file di prima. Poi, che cosa faccio? Prendo questa parte qua che è tanto identica. C, oh cavoli, copia e adesso faccio un bel incolla. Attenzione, l'abbiamo visto prima, WLAN 0. Devo cambiare l'IP qua. Devo andare a cambiare l'IP, perché altrimenti avrei una duplicazione di IP sulla mia rete. Questo lo cancello perché tanto non uso l'IPv6 e soprattutto questo è l'IPv6 è l'indirizzo IPv6 della scheda di rete cavo ETH, perciò cancello. Non mi interessa. E lascio tutto il resto così com'è. Salviamo. E facciamo un bel sudo reboot. E ci vediamo tra qualche secondo. Bene. Questa è la pagina del progetto. Ok? Questo errore l'ho già trovato. E se io faccio una ricerca su di questo errore qua e vado sulla loro pagina, non mi dice assolutamente nulla. Mi dice, oh, ok, bla bla bla, reinstalla, prova con una versione pulita. Ma questa è una versione pulita. Ma avevo trovato una soluzione, forse non molto canonica, però ho visto che funziona. Questo è quello che ho scritto prima, ma non è un problema, lo rifacciamo. Questa non sono segnata perché poi andrò a contattare l'autore e gli consiglierò questa soluzione qua. Ok, torniamo come prima. Vedete? Adesso funziona. Come ho detto prima,
Come ho detto prima, installiamo OpenVPN. Allora andiamo avanti. Seguiamo le impostazioni di default che ci dà lui. Perciò. Nelle impostazioni di default lui sceglie la porta UDP per la VPN, per il servizio VPN, OpenVPN 1194, a noi va benissimo, andiamo avanti. Se, ecco, io solitamente scelgo i servizi Google, ma voi potreste usare questo qua o custom, questo qua se è un servizio che lavorerete in locale. Con Google mi sono sempre trovato bene. In questo momento lasciamo l'IP, ma poi cambieremo, metteremo il DNS entry. Benissimo, ci chiederà adesso. Se noi vogliamo accettare di fare gli update automatici, sì, va bene. Unintended vuol dire senza supervisione. Ok. Qua vi dice che dovete usare questo comando qua. Ma adesso lo vedremo. Dice, ti consiglio di riavviare e noi riavviamo. Perfetto. Bene. Questa è la pagina del progetto. Ok? Questo errore l'ho già trovato. E se io faccio una ricerca di questo errore qua e vado sulla loro pagina, non mi dice assolutamente nulla. Mi dice oh, ok, bla bla bla, reinstalla, prova con una versione pulita. Ma questa è una versione pulita. Ma avevo trovato una soluzione, forse non molto canonica, però ho visto che funziona. Ok, questo è quello che ho scritto prima, ma non è un problema, lo rifacciamo. Questa non sono segnata perché poi andrò a contattare l'autore e gli consiglierò questa soluzione qua. Ok, torniamo come prima. Vedete? Adesso funziona. Come ho detto prima, come ho detto prima, installiamo OpenVPN. Allora andiamo avanti. Seguiamo le impostazioni di default che ci dà lui. Perciò. Nelle impostazioni di default lui sceglie la porta UDP per la VPN, per il servizio VPN, OpenVPN 1194, ma a noi va benissimo, andiamo avanti. Se, ecco, io solitamente scelgo i servizi Google, ma voi potreste usare questo qua o custom,
Questo qua se è un servizio che lavorerete in locale. Ma con Google mi sono sempre trovato bene. In questo momento lasciamo l'IP, ma poi cambieremo, metteremo il DNS entry. Benissimo, ci chiederà adesso. Se noi vogliamo accettare di fare gli update automatici, sì, va bene. Unattended vuol dire senza supervisione. Ok, qua vi dice che dovete usare questo comando qua, ma adesso lo vedremo. Dice, ti consiglio di riavviare, e noi riavviamo. Perfetto. Bene, il nostro OpenVPN su Raspberry installato, dobbiamo creare gli utenti. Per creare gli utenti andiamo PIVPN, però prima volevo mostrarvi una cosa. Questi sono i vari comandi che può gestire PIVPN. Noi dobbiamo creare un utente, perciò PIVPN meno A. Perfetto. Nome del client. Pippo. Quanto volete che il vostro cliente, quanti giorni volete che questo account sia attivo? E va benissimo 1080. La password del client che vogliamo dargli. Ripetiamo la password del client. E lui è pronto. Guardate cosa c'è scritto qua. Il file che dovrà di essere digerito dal client OpenVPN è lì. Perfetto, ma è su Raspberry. Come possiamo andare a recuperarlo? Ok, potremmo attaccare una chiave USB a Raspberry e fare da qua alla terminale un copy. Ma c'è una procedura molto più semplice. Scaricatevi questo software qua. Questo software qua è un client semplicissimo che funziona su Windows, Macintosh, Linux. Io l'ho già installato. Ok. E qua noi entriamo qua, SFTP, due punti, barra barra, posso usare due tipi di comandi, o il lostname, oppure l'utente è il nostro bel P, la porta non c'è bisogno di metterla perché tanto userà quella di default. Noi entriamo, eccoci qua. Ricordate cosa c'era scritto prima? Home, P, questo, P. Ops, sorry. Eccolo qua. Io faccio altro che prendere questo comando e vabbè, possiamo fare qua. Su Windows funziona. Vediamo un po'. Andiamo su. Cerchiamo adesso la nostra bella documenti o se vogliamo scrivania e gli dico allora questo lo trasciniamo qua ed eccoci qua il nostro bel file. Il nostro bel file poi
lo andremo a mettere dove? Lo andremo a mettere dentro questo client che noi andremo a scaricare. Ok? Noi andremo a prendere il nostro bel file, se usiamo Windows 34-32. Ma no, vi farò vedere poi un video attraverso Windows e così lo vedremo. Come si carica il file? A questo punto, dentro questo file qua, lo possiamo anche andare a vedere se vogliamo. Ci sono tutte le informazioni che avevamo dato prima. Qua c'è l'IP. Se vogliamo possiamo cambiarlo e metterci il nostro DDDNS. Vedete? E tutte queste sono le chiavi crittografate per poter lavorare. Ricordatevi. Qua non c'è lo user ID e la password. Quelli li dovrete mettere voi quando caricherete il software, ma lo vedremo nella seconda parte del video quando switcherò dall'altra parte. Bene, eccomi qua sulla mia macchina Windows. Andiamo a scaricare il client. Scaricato perché tanto è un file molto piccolo, sono 6 mega, e lo installiamo. Come dicevo, ci metteremo un paio di minuti per fare l'installazione del client su Windows. Vedrete che i client da installare sulle macchine, sui tablet, sui smartphone è ancora più semplice. Il procedimento è sempre lo stesso. Scaricate il file, mettetelo se volete in una cartella sul cloud oppure se potete leggere una chiavetta su una chiavetta. Adesso lo facciamo. Il file è partito. OpenVPN GUI, dico sì, gli dico import direttamente e importiamo il file che io ho sul mio desktop. Si chiamava pippo.ovpn. Ok. Esisteva perché l'avevo già fatto, ma peccato che il primo video non è venuto, perciò lo rifacciamo. Sì, ecco qua che è importato. Perciò io adesso, se volete, dalle impostazioni, gli posso dire collegati alla connessione. Diciamo che il nostro file è a posto. Si apre la cartella, password, ricordatevi, il nome utente lo trovate lì dentro, nel file di importazione, ma la password la dovete inserire voi. Voi potete ricordarla, non ricordarla, fare quello che volete. Lui adesso è collegato e si collega via wifi al nostro. No, si collega alla porta wifi del nostro router, del nostro, scusate, BlackBerry. Connessione in corso. Facciamo un bel disconnetti. Tenete presente, se avete fatto l'inoltro delle porte, come ho fatto vedere nell'articolo precedente, nella terza puntata, c'è tutta una bella parte che spiega come creare l'inoltro delle porte. Io ho messo l'IP interno perché non ho l'inoltro delle porte. Ma se voi fate l'inoltro delle porte, dandogli l'IP esterno, automaticamente lui arriverà alla wifi del nostro Raspberry e si collegherà senza problemi. Questo è tutto. Spero vi sia piaciuto, sia stato utile e anche se non lo farete mai, spero che abbiate imparato alcune nozioni in più. Se
Perché lo scopo di questi video e dei tutorial e degli articoli non è quello che la gente scoppiazzi e faccia le cose senza pensare, ma è quello di capire perché si fanno le cose, come si fanno, per poi imparare voi un domani a farle in un modo migliore. Spero che la cosa vi sia servita, il tempo passato con noi vi sia piaciuto. E lasciateci un commento e ci vediamo presto con i nuovi serie di articoli che tratterà un argomento squisitamente più legato alla stampa 3D. E vabbè, lo posso dire, tanto tra poco uscirà anche il nuovo video, anzi dopo questo lo monterò, e sulla programmazione del firmware con delle stampanti 3D con Marley. Ancora grazie di averci seguito e buona serata.